Ciao ragazzi, sono Gino Bambino, oggi siamo tornati qui insieme a Daniele che registra e al club. Allora raga, oggi racconterò la storia di come abbiamo iniziato questo, posso dire, splendido club che abbiamo fatto al 100% da soli, senza nessun aiuto, ve lo garantisco. Era il 26 giugno del 2019. Io e Daniele avevamo un'idea di fare migliorare un vecchio club che avevamo, che era andato a finire. Avevamo visto questa mini collinetta che ci sembrava un posto dove fare un club. Allora quel giorno venimo qui a questo club e iniziamo a costruire tutto. Allora Daniele prese la sua ascia, il suo piccolo marraccio, la corda ancora non ce l'avevamo, e abbiamo messo le cose del vecchio club che avevamo vicino a casa sua. Allora raga, iniziamo al punto con prendere la benzina e provare ad accendere il fuoco, a prendere un materiale strano, esatto, e accendere il fuoco. Questa parte la saltiamo, quella in cui hai detto il materiale X. Allora, poi raga, abbiamo provato ad accendere e ci siamo riusciti. Poi siamo andati a rubare delle assi, non vi dico dove. Saltiamo anche questa parte, la tagliamo. No, aspetta, ricomincia il video. No. Siamo andati a prendere delle assi. Siamo andati a prendere delle assi e abbiamo iniziato a fare le nostre prime armi. Qui ora vi mostrerò le nostre prime due armi. Ok. Dagli alberi che abbiamo tagliato. Poi subito dopo andammo in un luogo un po' abbandonato vicino a Cumoli, sempre in bici perché è più semplice. Andammo in un luogo dove c'era la pala che vi ho fatto vedere e dove c'era questa sedia magnifica che utilizziamo e dove c'era una pentola tranquilli, penso che senza malattie. Questa qui, che usiamo per tipo mangiare le castagne nell'autunno. Poi continuiamo per vari mesi, così tutta l'estate. Venivamo una volta al giorno e ogni giorno progredivamo nel fare questo club. Poi Daniele comprò una corda gialla che ci servì molto in questo lungo arco del tempo e che ancora oggi utilizziamo per fare i nostri lavori. Poi io iniziai a portare il mio martello che mi costruì mio nonno, che purtroppo è morto. Vabbè, non parliamo di questo. Comunque, poi prendemmo delle assi, diciamo assi di, come posso dire, legno. Sì, di legno. E ci costruimmo un piccolo magazzino, quello che vi ho fatto vedere ieri, che quello sembra, cioè, è simile alla plastica, ma non è. Ci mettiamo tutte queste cose. Poi venne Davide Casini, un nostro amico, e si volle unire insieme a noi. Noi avevamo, quando venne lui, avevamo in progetto di costruire, vedi Daniele, di costruire queste fantastiche mura, insieme a quello lì giù che vi ho fatto vedere ieri, che usiamo per attaccare le persone. Difenderci, anche attacchiamo con i muri. Sì. Allora, è così. Oggi siamo arrivati a questo club fantastico, con questo albero maestro che è, diciamo che è il nostro albero sacro. E con tutte le cose che vi ho fatto vedere ieri. Tra cui... andammo in un altro posto abbandonato da un anziano che so il nome, però l'ha abbandonato perché non gli serviva più. Qui ci trovavamo questo stendino dove appendiamo le giacche, molto bello. L'abbiamo ovviamente ripulito perché era pieno di polvere, già, e di terra. Poi trovavamo per terra questi cartelli, anzi, esatto, questi cartelli là. Beh, poi non ce n'era uno triangolare? Sì, eccolo, sta qui, tranquillo. Ok, penso che sia Roberto. Che utilizziamo come scudi, ancora per adesso.
E poi prendevo il tavolino da lavoro, dove c'è lo zaino di Daniele, guardate lì. Quel tavolino l'abbiamo trovato sempre nel luogo abbandonato di quest'anziano e ci aveva detto che lo potevamo prendere per il nostro club, ecco. Bene ragazzi, come ho fatto vedere ieri, oggi questo club si è sviluppato molto, diciamo, ci abbiamo messo il nostro impegno, il nostro cuore e si è sviluppato. Oggi abbiamo ancora dei progressi, dei progetti abbiamo in mente per migliorarlo fino a quando non finirà che Daniele purtroppo andrà in primo superiore e non potremo più quasi giocare insieme. Certo che potremmo, scusa chi ti ha detto di no? Vabbè, però Ci avrò meno tempo, sì, sarà più ma difficile perché tu devi studiare. tanto sarò bocciato. Comunque, questa ragazzi era la storia del nostro club. Ci vediamo al prossimo video, forse domani. E ciao a tutti!